Buonasera, bentornati sul canale, bentornato al canile. Stasera si parla di profumi al tè o diverse fragranze che peraltro rispecchiano anche una mia passione del momento, soprattutto in primavera. Cioè in primavera, come tante persone, anche io mi ricordo che esistono i profumi al tè o al tè verde, e le varie interpretazioni di questo ingrediente. Quindi parliamo di profumi strettamente aromatici, visto che i profumi al tè fanno parte della famiglia aromatica. La sfaccettatura aromatica è anche una sfaccettatura che fa famiglia, quindi è corretto dire famiglia aromatica. Do una sistemata alle luci e ritorniamo a parlare di profumi al tè. Sperando di aver ottimizzato il riflesso malefico, partiamo subito. Io mi sono fatta uno specchietto che vi voglio condividere per la mia professionalità, non si vede niente, ma qui si legge che c'è scritto, perché praticamente mi sono spruzzata tutta una serie di variazioni del Green Tea di Elizabeth Arden, ma visto che poi mi dimentico, mi sono scritta in quale parte del corpo me le sono spruzzate, in modo tale da darvi una impressione non soltanto appena spruzzate, ma anche nella fase un po' più di assestamento. Facciamo un passo indietro. La mia amica Eleonora Parfumele su Instagram, che penso sia una persona di una dolcezza infinita, sconfinata, diabetica, mi ha inviato un sacco di cose con il passare del tempo. L'ho conosciuta al corso delle fragranze e siamo diventate praticamente amiche. Mi ha inviato un botto di roba, tra cui i suoi profumi della saga di Elizabeth Arden, perché lei ha questa passione, insomma, colleziona le varie edizioni dei Green Tea, visto che Green Tea, un po' come Let Bloom, ogni anno ne esce uno nuovo. Quindi me ne ha mandati ben sette, che ovviamente vi vengo a sottoporre. Premesso che le ho soltanto sentite, spruzzati, ma non li ho ancora indossati. Le mie impressioni su questi profumi di Eleonora non saranno legate alla performance, quindi non vi saprò dire quanto durano, come si comportano, come si evolvono, per quante ore persistono, eccetera, ma vi parlerò in termini strettamente olfattivi. Iniziamo subito. Il primo che ho spruzzato sulla mano è il Green Tea Pomegranate. Ovviamente, visto che capisco che non è proprio il massimo della vita vederli in una fialetta anonima che neanche riesco a trovare trasparente, cercherò in fase di editing di aggiungere l'immagine, sperando di non fare come i miei primi video in cui vi dicevo che aggiungevo l'immagine e poi l'immagine non compariva. Ma adesso ci proviamo. Il Pomegranate è questo qua. Il primo green tea di cui vi vado a parlare praticamente è un'edizione del green tea, quindi una riedizione di questa celeberrima fragranza. Parleremo ovviamente anche di lei a fine video, che si basa intorno a questa nota di melograno. Diciamo che di tutte queste fragranze non vi leggerò minimamente la vera media olfattiva, perché secondo me è soltanto un accumulo di notizie, ma serve a poco. Questo ovviamente non toglie che possiate andare a farlo autonomamente. Leggo la piramide olfattiva laddove penso che possa portare veramente un vantaggio, ma se è soltanto un leggere ad alta voce, ovviamente evito, visto che qui si parla di profumi che sono tutti una riedizione di una fragranza capostipite, che è ovviamente il green tea, quello classico, che sarebbe questo che ho autonomamente, diciamo, che ho comprato io. Vi leggo, cioè, non vi leggo appunto la piramide, ma mi vado a raccontare soltanto quelle che per me sono le macro differenze e soprattutto quella nota che va a caratterizzare il singolo flanker, che peraltro non è neanche corretto dire flanker, perché il flanker non è la riedizione di un prodotto, ma è un'altra cosa, ma di questo magari ne riparliamo. Non devo mettere troppi input di informazioni così a caso. Bene. Pomegranate, come dice il nome, è una fragranza che odora di melograno. Quindi confermo il titolo, confermo la vibrazione, quindi ha questa componente fruttata sicuramente spiccata, molto acidula. Infatti, attenzione a chi magari tende a far virare sulla propria pelle i profumi agrumati verso un sentore acidulo. I profumi agrumati non si sposano bene su tutti i tipi di pelle, proprio perché alcuni tipi di pelle tendono a tirare fuori una sorta di odore acido, non soltanto proprio di sudorazione, ma anche di base. Quindi il profumo agrumato a volte ha la spiacevole tendenza ad esasperare questa sorta di caratteristica. E visto che il melograno è un frutto molto acidulo e questo odore è un odore molto acidulo, attenzione a se sulla vostra pelle succede questo con le fragranze agrumate, perché potrebbe accadere anche con questo prodotto, cioè che vi vira verso un sentore acido barra un po' rancidino.
Quindi questa può essere la sua zona di allerta. La fragranza è una fragranza di per sé molto semplice, in cui io personalmente percepisco il melograno che un po' tende a sovrastare la parte di tè e mi ricorda comunque i tanti prodotti che ho potuto sentire nella mia vita che sanno di melograno. Quindi anche gli altri tipi di cosmetici, come possono essere, non so, un bagnoschiuma, uno shampoo, quei profumi anche un po' più da ragazzina, come ad esempio i bonbon di malizia o quei vari profumi che in passato abbiamo potuto acquistare, tendenzialmente quei classici fruttati un po' da ragazzina. Ecco, non dico che questo è un profumo da ragazzini, però ricorda quella vibrazione del profumo strettamente fruttato. Sicuramente non mi dispiace, è una buona fragranza. Io non porto molto spesso fragranze spiccatamente fruttate o in cui la parte fruttata è molto preponderante. In questo caso sicuramente c'è. Quindi è molto semplice stabilire se vi piace o non vi piace. Vi piace il melograno? Nel senso che vi piace l'odore di melograno e di cosmetico al melograno? Se vi piace, la risposta è sì. Passiamo alla seconda fragranza. La seconda fragranza che ho messo sul polso è Sakura Blossom. Allora, su Sakura Blossom spendo una parola in più. È una delle riedizioni, diciamo, più recenti perché risale al 2021 ed è anche una delle boccette più belle. Sakura Blossom rientra molto nel mood di profumazione, diciamo, di stampo giapponese. Ovviamente il fiore Sakura, il fiore di ciliegio, è un fiore che è molto caratteristico, no? Anche dell'iconografia giapponese e di questo gusto della profumeria declinata in chiave Tokyo. Molto spesso, infatti, quando troviamo dei profumi che sono ispirati al Giappone o che si rivolgono ad un mercato giapponese, spesso li troviamo improntati sul fiore di ciliegio perché è un prodotto estremamente caratteristico. Un po' come a dire che i profumi italiani molti contengono delle spiccate note agrumate. Ecco, questo fiore di ciliegio è un fiore molto delicato, perché ovviamente rientra un po' anche nell'estetica del Giappone e del mercato della profumeria giapponese. Infatti, molto spesso le persone non utilizzano il profumo in Giappone o se lo utilizzano devono essere tipologie di fragranze molto 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 discrete. Non a caso, infatti, alcune aziende profumiere lanciano dei prodotti esclusivamente destinati al mercato dell'Estremo Oriente e quindi del Giappone, proprio per rispettare questa tendenza a non volersi profumare in maniera eccessiva. Un profumo come Hypnotic Poison non avrebbe molto mercato in Giappone, e anzi, indossare dei profumi invadenti può essere percepito anche come un segno di non cortesia, di non educazione e non rispetto per il confine del prossimo, che può essere invaso dal profumo che andiamo a indossare. Questo è il motivo per il quale i profumi che si ispirano al Giappone o che sono proposti da aziende giapponesi o che sono destinati al mercato giapponese sono dei profumi che viaggiano sempre su questa aura di discrezione. E anche questo è il caso in cui il green tea diventa molto discreto, un po' più sussurrato, un po' più morbido, grazie alla presenza appunto di questo accordo che serve proprio a questo, a stemperare i lati un po' più forti o un po' più invadenti. Per quanto io non percepisco minimamente il green tea come una fragranza invadente, però questo in questa versione è ancora più soft. Sento anche una sorta di fondo leggermente cipriato, quindi un fondo leggermente in qualche modo non polveroso, però che richiama quasi un po' al cosmetico. Quindi sì, un po' cipriato, sicuramente fiorito, e il tè che viene in questo modo non coperto, come nel caso del pomegranate, ma viene proprio accompagnato da queste sfumature floreali e cipriate. Sicuramente questo è un'ottima fragranza e anche una di quelle fragranze che secondo me rientra bene nel mood di rielaborazione di un prodotto, perché si sente che la matrice di partenza è un profumo al tè verde, però poi effettivamente si evolve verso un altro tipo di fragranza, perché questa fragranza, questa centralità del tè verde viene in qualche modo supportata da altre tipologie di accordi, quindi Sakura Blossom sicuramente promosso. Mi piace, vi ripeto, non li ho indossati, quindi non vi so dire come performano, però da un punto di vista olfattivo lo trovo sicuramente molto interessante e molto gradevole. Ricordiamo anche che i profumi di Elizabeth Arden, di tutta la saga, diciamo, dei Green Tea, sono anche molto economici, quindi si possono trovare veramente a prezzi estremamente bassi, nei formati da 30 a 50 a 100 ml, quindi
Si può spendere davvero davvero poco. Io il green tea classico l'ho pagato 6 euro a settembre, quindi si può fare il tentativo ed è qualcosa anche di poco impattante da un punto di vista economico. Proseguiamo con l'avambraccio e sull'avambraccio avevo spruzzato il green tea lavender. Il green tea lavender è un profumo sicuramente alla lavanda in cui la parte iniziale di lavanda è molto presente, dopodiché adesso ne sento già l'evoluzione, si sente il ritorno a quella matrice originale che è il green tea classico. Inizialmente, vi dico, la lavanda copriva tutto, cioè proprio si sente tantissimo l'apertura di lavanda, però poi la lavanda tende proprio a scemare e si passa una fragranza che è molto fresca, una fragranza verde, una fragranza frizzante. Una fragranza adatta sicuramente anche a dare sollievo nel caldo estivo, che è un po' secondo me tutta la matrice che caratterizza le varie declinazioni del green tea, anche se secondo me alcune possono essere più adatte per fronteggiare la calura rispetto che altre. Il lavender, secondo me, è molto indicato per questo scopo. Altri, come lo stesso pomegranate, proprio perché hanno questa sorta di tendenza acidula, potrebbero diventare cioè un po' fastidiosi e potrebbero non dare tanto questa idea di freschezza, ma con il passare dei minuti invece generare probabilmente l'effetto opposto, e questo l'ho pensato anche della fragranza che poi tratterò successivamente a Lavender, che è appunto una fragranza che odora molto tipo di cocktail di frutta, ma che ha dentro di sé una sorta di nota acidula tipica della frutta che mi fa un attimo avere il dubbio qualora volessi utilizzare questo profumo contro il caldo. Secondo me il profumo rinfrescante è un profumo che comunque deve mantenere anche una linea di freschezza pulita, quindi non quella freschezza che degenera poi verso queste note appunto acidule. Il lavender, secondo me, è tra tutti il green tea più fedele all'originale, nel senso più vicino all'originale, soltanto in apertura presenta questa fortissima componente di lavanda. Quindi, se vi piace la lavanda, assolutamente ve lo consiglio. Se non vi piace la lavanda, no, perché seppur non si sente per tutta l'evoluzione del prodotto, nei 10 minuti iniziali si sente sicuramente tanto, e quindi se non vi piace, non c'è niente da fare. Proseguiamo con quello che vi dicevo, che è l'Exotic. L'Exotic è un green tea che a me personalmente ricorda molto un'atmosfera proprio da cocktail, da quel cocktail alla frutta che si può sorseggiare su una spiaggia. Ce lo vedo bene, mi rimanda molto questa immagine, tipo un cocktail sorseggiato al tramonto in cui si sentono anche degli altri odori, come può essere ad esempio l'odore delle piante che si possono trovare in questo ambiente. Cioè, ad esempio, mi immagino uno stabilimento balneare in cui quindi ci sono anche comunque delle decorazioni fatte anche di fiori e di piante, e su questo stabilimento, così sui divanetti, sto sorseggiando questo cocktail sicuramente di frutta, e questo è quello che sicuramente mi rimanda a questa tipologia di immagine. In questo caso la parte di tè non la sento particolarmente, nel senso sicuramente c'è, ma non vado a individuare immediatamente questa discendenza dal green tea classico di Arden, insomma. Questo tra tutti quelli di cui vi ho parlato finora è quello che ho percepito più evitabile, cioè quello che c'è o non c'è non mi fa molta differenza. Diciamo che in generale i profumi che ricordano dei cocktail alla frutta, delle macedonie, eccetera, non mi fanno molto impazzire, e questo, sono sincera, penso che si perda un pochino nell'anonimato, non se ne sentirebbe tanto la mancanza per quanto mi riguarda qualora dovesse sparire. Sulla mano abbiamo un'altra declinazione estiva che è il Tropical. Il Tropical è una variazione del green tea che percepisco molto più che vira verso qualcosa di tropicale, cioè nel senso di fiori polinesiani. Io ci sento questa componente di fiore esotico. Mi ricorda un po' l'acqua di Lancaster di cui ho parlato nel video delle Body Mist, di cui sicuramente ne riparleremo, ovviamente. No, non vi parlo nel video delle Body Mist, sorry, nel video degli acquisti di Notino e di Vinted.
Me lo ricorda tanto, quindi mi ricordo un po' quell'odore da crema solare che si rifà ai fiori esotici. In questo caso vi voglio leggere la piramide perché in questa piramide non viene riportata nessuna componente, diciamo, floreale di fiore esotico, però io effettivamente ce la sento, anzi, sento che questa componente di fiore esotico è proprio quell'elemento che va a caratterizzare questa fragranza. Ve la leggo, anche questa comunque non è una fragranza imperdibile, non è una fragranza mai sentita, non è un po' la scoperta dell'acqua calda, ecco. Quindi è del 2007 questo. Note di testa, lici e passiflora, note di cuore, tè verde, tè e magnolia, note di base, frutti tropicali e muschio. Io sinceramente posso sentire lontanamente un sentore fruttato, ma un sentore molto lontano. Io sento più che altro una presenza di fiori tropicali. Cosa che non viene riportata nella piramide, quantomeno la piramide di Fragrantica, anche qui. Fragrantica non è la Bibbia, non è le tavole dell'alleanza incise nella pietra, anzi, ho proprio intenzione di fare un video molto a breve e potrei anche registrarlo dopo questo, vi dirò, in cui parlo un po' della piramide olfattiva, del concetto di piramide olfattiva, degli utilizzi della piramide olfattiva, perché vedo che su questi concetti si crea un po' di confusione e a volte si vanno a perpetuare, diciamo, dei contenuti sbagliati. Non ovviamente con cattiveria, ma per mancanza di strumenti. E visto che, come spesso dico nei commenti anche che mi lasciate, grazie, o su Instagram, su in scambi privati che mi è capitato di avere, grazie anche per quelli, io ho piacere a far sì che il mio canale possa essere non soltanto intrattenimento, presentazione di prodotti, ma anche un passaggio di conoscenze, conoscenze che ovviamente non mi sono inventata, ma che ho studiato, quindi ovviamente c'è stato un percorso dietro. Di qualcuno che mi ha dato queste conoscenze e sono contenta di trasmetterle, sperando sempre che ovviamente non vi annoino, ma ho avuto dei feedback positivi, quindi io continuo dritta per la mia strada. Il Tropical, insomma, secondo me presenta questa spiccata componente floreale di fiori come ad esempio frangipani, gardenia, eccetera, quei classici fiori bianchi da bouquet tropicale. Non sento tanto una parte di cocco, quindi non sento una parte tipo chiaré, ma sicuramente un po' di fiore esotico. Poi sul mio avambraccio c'è un green tea molto interessante che è il green tea cucumber, cucumber, cocomero, non è cocomero, è cetriolo, quindi cetriolo, eh beh si sente, assomiglia un pochino al Dove, al cetriolo effettivamente, il deodorante Dove, quello con il tappo verdino, il Go Fresh al cetriolo. Ha questa componente particolarmente verde, quindi in questo caso alla parte aromatica del tè verde viene associata anche la parte verde di un ortaggio. Mi sembra quasi di sentire un effetto peperone verde. Questo me lo voglio rispruzzare. Non è un profumo sicuramente dolce, anzi, questo è il profumo meno dolce tra tutti, rivela questo lato più strettamente aromatico. Molto rinfrescante, questo è molto rinfrescante e verde, quindi vi dico è il perfetto mix tra il green tea e i cosmetici al cetriolo, come possono essere i patch da mettere sugli occhi, una maschera rinfrescante, lo stesso deodorante Dove, quindi un cosmetico al cetriolo mischiato con il green tea, non mi sento di aggiungere altro perché effettivamente è proprio questo, quindi tra tutti il green tea meno dolce, meno fiorito sicuramente, e più verde, quindi in cui la parte aromatica sia del tè che della parte verde emerge più forte. Poi concludiamo con l'edizione Summer, che ammetto essere sparita. Fuck, me lo sono rispruzzato. Allora, il Summer è sicuramente quello che per certi versi assomiglia più a quello che era sull'avambraccio, che è l'incapo, scusate, che era l'Exotic, quindi un po' questo effetto cocktail. Anche se però in questo caso si sente molto una parte un po' più verde, come se ci fosse tipo dell'aloe. Allora, sento la presenza di frutti un po' aciduli, che mi ricordano quindi una bevuta, mi rimandano ad una bevuta, quindi a quello che vi ho detto in precedenza. Però sento anche una parte un po' più verde, come quando prendiamo il gel d'aloe o i cosmetici all'aloe.
Non credo che l'Aloe sia presente in piramide, a questo punto me lo vado a guardare per una questione più proprio di curiosità personale. In questo caso il Summer contiene tangerino, limone, bergamotto e ribes nero. Sì, infatti l'ho detto, l'apertura sicuramente è di frutto acidulo, note di cuore, ninfea, cocomero, ciclamino, frutto della passione rosa, note di base muschio, muschio di quercia, ambra bianca. È evidente che non c'è l'aloe, però è evidente che ci sono dei frutti aciduli. Però, infatti, questo vi ho detto all'inizio del video, cioè vi voglio restituire più che altro le mie impressioni, cioè andare un po' per associazioni, per darvi un po' qualche input di questo profumo può assomigliare a questo, per guidarvi un po' nella vostra potenziale scelta. Però vi dico, nella mia mente i due, quindi Exotic, che mi confondo con Tropical, è un casino. Exotic e Summer sono abbastanza sovrapponibili. Entrambi evitabili, sono sincera, cioè non che siano cattivi, ma cioè, non mi aggiungono veramente nulla. Poi è chiaro, se qualcuno è veramente collezionista di questa fragranza, ci sta di avere il piacere di possederle, però io mi interrogo proprio sul senso di lanciare questi prodotti sul mercato, cioè le differenze sostanziali, magari le ho sentite tra il cucumber, il Sakura Blossom, il Grapefruit. Oddio, non era grapefruit, scusate. Oh, porca miseria. Pomegranate, niente, sto alluvionata. Qui si sente la differenza. Tra questi altri due, ad esempio, per me la differenza è veramente minima, quasi inesistente. E non ne sento proprio l'esigenza, non mi dicono particolarmente nulla. Sicuramente posso concludere dicendo una cosa: per me il migliore resta l'Antesignano, resta il primo. Tra l'altro, fragranza di Francis Courjean, quando aveva ancora il baffetto caprino e andava alle medie. Questa è una fragranza che comunque poi tutti i flanker servono a vendere, servono a celebrare, servono a rinnovare l'interesse per un prodotto, però la vera e importante e con i contro C è semplicemente questa via, c'è poco da fare. Quindi a questo punto ne parliamo. Sicuramente mi dispiace non possedere il tè verde di Bulgari, che è la fragranza che ha, diciamo, inaugurato questa moda molto sviluppata negli anni 90, nei primi anni 2000, dei profumi al tè. Bulgari esce con quest'acqua al tè verde, al tè bianco e poi le varie declinazioni con i vari colori nel passare del tempo ed esplode la mania del profumo aromatico anche da donna. Sono dei profumi unisex, però il Bulgari si rivolge un po' di più a un pubblico femminile. Viene lanciato successivamente anche il Green Tea di Elizabeth Arden. Ed è veramente un successo mondiale, ancora oggi è un prodotto ipervenduto e secondo me questo è anche uno di quei casi come il Cashmere di Chopard, quindi il discorso che ho già fatto, in cui il prezzo di una fragranza non la valorizza perché la fa passare per una fragranza da 4 soldi, il pack è brutto, cioè diciamo quello che vogliamo, il pack è cheap, probabilmente anche per questo costa poco, sto tappo di plastica, cioè via, insomma, ok. Quindi il pack niente di che, però la fragranza di per sé secondo me ha un grandissimo valore e una fragranza che riesce a superare ogni forma di moda senza proprio pensarci su due volte, perché una fragranza al tè verde secondo me non può mai passare di moda, non può mai essere soggetta a dei gusti mutevoli, perché è una fragranza che sa di fresco, di verde, di pulito, di agrumato, ti senti veramente proprio in pace. Riesce a dare quella sorta di connotazione anche zen a un look, a una fragranza, a un modo di indossare il profumo. E peraltro proprio questa modalità zen era una modalità molto diffusa negli anni 90 e poi nei successivi anni 2000, proprio con la diffusione della New Age. E questa fragranza, secondo me, rispecchia perfettamente tutta questa modalità. Fragranza di Courjean in cui si sente molto inizialmente l'effetto verde, a me dà molto proprio del baccello dei piselli. Vi racconto questo aneddoto. Il mese di maggio è il mio mese preferito per tantissimi motivi. I motivi, tra i motivi c'è anche che ci sono i piselli freschi. Quando ero piccola, ma anche tipo 3 settimane fa, mia mamma comprava insomma questi bustoni di piselli freschi al mercato dalle varie persone che glieli davano perché magari li coltivavano, eccetera. E c'è un po' questo rituale per me primaverile che è quello di sbucciare i piselli, cioè proprio di mondarli dal baccello. Rimane
oltre al colore verde sulle dita, rimane anche proprio quell'odore tipico di baccello di pisello che a me ricorda un botto la primavera. Cioè, per me è proprio l'immagine della primavera, il baccello del pisello, sia per quanto riguarda proprio questa attività fatta in famiglia, sia per quanto riguarda proprio l'odore. Quindi è qualcosa per me di adorabile e appena spruzzato io sento tanto questa parte di baccello di pisello. Dopodiché diventa una fragranza al tè verde, cioè poi tutti gli ingredienti che fanno sì che questa fragranza lo diventi. Ve li potete andare a leggere, ve li posso leggere anche io, ma la cosa bella di questa fragranza è che è diventata uno statement, cioè la fragranza al tè verde è questa. Cioè, quindi non riesco a spiegarvi l'ovvio, perché per me in questo caso è l'ovvio, una fragranza al tè verde in cui si sente sia questo retrogusto agrumato, sia una parte fogliacea, sia una parte, come vi dicevo, anche molto ariosa di pulito. E quindi niente, le note ve le leggo, ma sappiate che questa è la fragranza al tè verde senza girarci troppo intorno. Quindi, ovviamente, in famiglia olfattiva, manco a dirlo, aromatica, vi leggo le note, peraltro sono anche tante. Limone, bergamotto, menta, io la menta non la sento. Cioè, non riesco a individuare la menta. Scorza d'arancia e rabarbaro, quindi tutte note molto fresche, molto sferzanti. Note di cuore, gelsomino, muschio di quercia, finocchio, e c'è la parte vegetale, finocchio, muschio, garofano e ambra bianca. Note di base, tè verde, gelsomino, muschio di quercia, muschio, semi di sedano, carvi, chiodi di garofano e ambra. Non faccio il fenomeno che vi viene a dire, ah sì, sento i carvi. No. Qui sento una fragranza al tè verde. Se per profumare al tè verde bisogna mettersi addosso 25 ingredienti, ok, lo faremo e odoreremo di tè verde. A parte questo, è veramente buona. Ha un succhio di verdura. Ce l'ha, però, secondo me ha anche una parte agrumata, certamente. E poi vi dirò, ha anche una parte morbida. Infatti, di questa fragranza mi piace il fatto che riesce ad essere frizzantina, energizzante, senza però scadere nell'eccessivo agrumato o nell'acidulo, ma riesce a mantenersi entro un limite e ad accompagnare anche un lato un po' più rotondo, un po' più pulito, cosa tipica di un fondo muschiato. Quindi la parte sferzante non è come quella di una colonia, cioè c'è, ma non è troppo in qualche modo, insomma, prevaricante, ecco. Mi piace, per il costo che ha, ci sta di averla veramente a costo di spruzzarla nell'ambiente, ma è veramente buona, mi dà un'idea di pulito, mi dà un'idea di fresco, un'idea di a posto. Cioè, chi vi può dire niente se indossate una fragranza al tè verde? Nessuno ve lo può mai contestare. Sicuramente non è una fragranza sensuale, è chiaro, cioè non è una fragranza da acchiappo o da mettere in discoteca, però se la dovesse indossare in discoteca state sicuri che sarete l'unica persona che non puzza alla fine della serata, ecco. Voglio fare un confronto immediato, istantaneo con foglie di tè di Erbolario. Io ho acquistato questa fragranza da Paola, PD Profumo. Ciao Paoletta, buonasera. Anche lei mi ha mandato un botto di roba, spero di riuscire a parlare di tutto prima o poi. La comparazione in questo caso è interessante perché foglie di tè fa emergere rispetto al green tea classico, fa emergere un lato molto più legnoso. Infatti, è una fragranza che in prima botta può sembrare quasi una fragranza da uomo, cioè certamente unisex, ma che magari può strizzare bene l'occhio anche a un pubblico maschile. Si sente sicuramente molto la parte anche proprio di foglia, è il caso di dirlo, proprio di foglia, e una parte legnosa. Quindi, dando uno sguardo alle note, perché tanto ci piace guardare le note, vi dico che gli ingredienti che sono dichiarati sono foglia di tè, verbena, tè oolong, erba mate, menta acquatica. Allora, io penso che ci sia anche dell'altro, anche perché queste sono tutte note di cuore, non ci sono note di fondo, quindi mi sembra un po' strano. Ma queste infatti sono le note presenti su Fragrantica e non sul sito di Erbolario. Ho sbagliato, sarei dovuta andare sul sito Erbolario. Allora, la verbena io la sento. Perché la verbena, diciamo, ha questa caratteristica di avere questa componente sia verde sia limonata. Quindi io la sento proprio come se sentissi, in realtà assomiglia tanto all'odore della foglia dell'albero di limone e questa cosa effettivamente si sente. Quindi in questo caso
È un tè verde in cui è molto presente la parte di limone e anche quella parte proprio molto aromatica della foglia e anche un po' di corteccia. Se devo fare un paragone, per chi se lo ricorda, insomma, ne ho già parlato, mi ricorda abbastanza edera di erbolario, soltanto che in edera non era presente questa parte comunque di tè che si sente, ma sono molto simili secondo me nella modalità, cioè nel mood sono molto simili, c'è una forte componente limonosa, una forte componente fogliacea, una forte componente di corteccia e in questo caso c'è anche la parte di tè. Diciamo che tra i due, se devo paragonarli, visto che ovviamente il termine di paragone è abbastanza, cioè viene abbastanza naturale paragonarle, vi dico che questa fragranza è un po' più gentile, mentre questa si presenta in maniera un po' più spigolosa, soprattutto nella parte iniziale. Quindi diciamo che se non vi piacciono le fragranze unisex che rivelano questo lato unisex e che quindi hanno qualche spigoletto, presentano qualche spigoletto, tra le due vi dico forse è meglio il green tea, perché rimpiange edera, non lo riesce a trovare e lo sta cercando un buono sostituto, un ottimo sostituto e foglie di tè che comunque rimane un profumo molto molto buono. Sono sincera, pensavo di indossarlo più spesso quando l'ho acquistato, perché diciamo che io posseggo Edera, quindi non volevo necessariamente un profumo che fosse uguale a un altro che io già ho, non sono comunque uguali, però diciamo che avrei gradito maggiormente che emergessero altre sfaccettature, ma è un profumo buonissimo che mi piace, però diciamo che quando l'ho provato nel sample che mi avevano mandato con un ordine erbolario, avevo sentito un lato un po' più gentile, un po' un lato appunto meno spigoloso, cosa che invece effettivamente sento su in questa fragranza, ma non è uno spigoloso ovviamente inaccessibile, pungente, no, però ce l'ha un po' questo carattere ed è molto simile a Edera, quindi se piangete per Edera, questo qui può fare al caso vostro per sostituirlo. Vado quindi su un altro erbolario che è Albero di Giada. Allora, non so se siete d'accordo, ma queste fragranze da 10 ml di erbolario sono molto adorabili, se non che per un solo dettaglio, l'etichetta si sovrappone e non fa vedere il livello. Quindi io che cosa ho fatto? Di tutti quelli che ho in questo formato, ho scollato l'etichetta, l'ho un po' tagliata, per vedere il livello della fragranza, mi sembra giusto. Questa fragranza è qui, l'ho usata tantissimo in questi giorni ed è una fragranza in questo caso anch'essa sicuramente agrumata, ma che si basa sulla nota di tè bianco. Una fragranza d'erbolario che sto cercando disperatamente e che purtroppo non trovo è tè bianco per l'appunto. E che è veramente buonissima. Avevo dei campioncini e veramente, veramente buoni. Diciamo che, come dice la parola, il tè bianco rispetto al tè verde è un tè che ha meno un sentore linfatico, meno un sentore quindi diciamo vegetale, e più una sorta di morbidezza, di rotondità, come se fosse una specie di tè muschiato. Cioè, non ha senso questa cosa da un punto di vista appunto organolettico, ma è la sensazione che mi trasmette. Albero di Giada è una fragranza che quando è uscita non mi sono cagata di pezza, anzi ho pensato, Madonna che palle, queste fragranze inutili, per me era classificata delle fragranze inutili, cioè in quelle uscite senza un senso e che non mi arricchivano in nessun modo e che non apportavano una reale novità o ampliavano in maniera qualitativa l'offerta erbolario. Mi sono dovuta riprendere perché l'ho comprato in gennaio, quindi sapendo che non l'avrei usato perché per me è una fragranza ovviamente primavera estate, l'ho voluto comprare nel formato da 10 ml per studiarmelo e per dargli una chance e di questa cosa non mi sono minimamente pentita, anzi questo penso che finirà entro brevissimo. Albero di Giada è una pianta che a quanto pare ha queste foglie che sono anch'esse molto agrumate, quindi hanno questi sentori di agrumi e di limone ed è per me questa fragranza una fragranza che effettivamente è altrettanto agrumata, è altrettanto verde e aromatica, ma lo è in maniera un pochino più femminile e in maniera un po' più gentile, cioè rispetto a foglie di tè. Lo è sicuramente. Diciamo che
Se proprio dovessi dire una scemenza, è come se in una stessa linea questa fosse la versione maschile e questa la versione femminile. Ecco, mi viene da dire questo. Poi ciò non toglie che questa fragranza può essere tranquillamente indossata da un uomo, assolutamente, perché non la si può definire una fragranza dolce o femminile in senso tradizionale, ma è una fragranza che però ha questa sua componente un po' più gentile, un po' più rotonda, che me la fa associare maggiormente ad una pelle femminile. Buonissima, questa me la sono bevuta, mi ha accompagnato durante un fine settimana fuori e vi dico, faceva molto caldo e dava veramente quell'idea di rinfrescarsi. E su questa posso parlare anche sulle prestazioni perché l'ho indossata tanto e vi dico una fragranza che dura, assolutamente dura sui vestiti, dura fino a sera, addosso dura almeno 4 ore. Io spruzzo in abbondanza, lo sapete, ma è effettivamente così. Però per come spruzzo io è una fragranza sicuramente che dura, non dà mai fastidio e non tende a questa sorta di acidità che vi dicevo prima, anche se questo dipende tanto dalla vostra pelle. Io per fortuna non trasformo le fragranze agrumate in fragranze acide, fortunatamente. Ho tanti altri difetti, ma questo non c'è. Vi leggo la piramide: bergamotto, tè bianco, rosa, gialla. Anche qui, castroneria sulla piramide olfattiva e nel famoso video sulla piramide capirete perché, è fiore di giada, quindi che questo fiore appunto sicuramente molto fresco, delicato e agrumato. Note di base, verbena e ambra, anche qui la verbena va ad ampliare ulteriormente questa componente sia verde che limonosa, ci siamo capiti. Dategli un'occasione perché è veramente un'ottima fragranza. Se qualcuno possiede, appello, appello time. Se qualcuno possiede tè bianco d'erbolario, è pregato di contattarmi sui miei canali social per farmelo sapere e per intraprendere un rapporto di collaborazione e una potenziale compravendita. Grazie. Concludiamo il nostro excursus nelle mie fragranze al tè con due profumi di nicchia. Il primo profumo di cui vi parlo è 5 O'Clock au Gingembre di Serge Lutens. Peraltro, mi sono molto fissata con Serge Lutens in questo periodo e ho radunato un bel po' di 10 ml così raccattati in giro nei vari gruppi. Fatemi sapere se vi può interessare un video, un upgrade, diciamo, perché io ho fatto già uno dei miei primi video in realtà che era a naso di Serge Lutens, però oggi effettivamente ce ne sono tante di più di fragranze, quindi fatemi sapere se eventualmente volete un aggiornamento. Questa è una fragranza che io ho comunque riposto, nel senso l'ho comprata adesso perché ho avuto adesso l'occasione di prenderla, ma non la utilizzo adesso perché per me è una fragranza dal carattere strettamente autunnale, cioè non mi viene sinceramente di indossarla in questo periodo perché effettivamente richiama quell'atmosfera proprio da tè sorseggiato al pomeriggio con la scorzetta di zenzero e con i biscotti. Per come sono io incorporata in un caminetto perché io ho sempre freddo, ma questo è un altro discorso. Cercando un angolino che non c'è evidentemente, no, non c'è lo spruzzo nell'aria. Allora, è una fragranza sicuramente di ben altra statura rispetto a quelle che vi ho fatto vedere, cioè rispetto ad esse è una fragranza che sembra quasi un'acqua profumata, le altre sembrano quasi acque profumate, appunto rispetto a questa che è una fragranza estremamente complessa, molto più strutturata, molto più articolata e soprattutto molto più di presenza. È una fragranza che inizialmente, appena spruzzata, mi ricorda molto Féminin de Dubois, con cui sono convinta che condivide alcuni ingredienti. 2008, l'anno di lancio, tè bergamotto, cannella, note legnose, zenzero candito, pepe, miele, ambra, cacao e patchouli. Sicuramente ci sono molte note contenute anche in Féminin de Dubois, in primis il miele, il patchouli, lo zenzero, la cannella, quindi tutta questa atmosfera di fragranza speziata. Quindi siamo comunque in quella modalità. In questo caso la fragranza rivela un carattere molto un po' più fresco rispetto a Féminin de Dubois, ma perché c'è proprio questa parte aromatica del tè che si sente, cioè dà effettivamente l'idea di una tazza di tè bevuta al pomeriggio, magari accompagnata da qualcosa di dolce, come può essere un biscotto al miele o il tè stesso che viene aromatizzato al miele.
Inizialmente, appena spruzzata, questa fragranza non mi aveva molto convinto, anzi, mi aveva quasi un po' delusa perché sentivo tanto lo zenzero, cosa che a volte nelle fragranze mi dà fastidio, cioè lo zenzero. Quando c'è e non è dosato bene, tende un pochino a soverchiare, tende un pochino a diciamo, mettersi addosso, ecco. E quindi avevo pensato, oddio, questa fragranza sa solo di zenzero. Per fortuna non è così, perché con il passare del tempo emerge molto questa parte aromatica del tè e quindi gli ingredienti trovano un maggiore equilibrio. Spesso quando penso alle fragranze di Lutens, mi viene proprio in mente la parola equilibrio. Perché trovo che tutti gli ingredienti che le compongono siano ben amalgamati tra loro, vadano a creare una sorta proprio di concerto molto molto equilibrato, in cui niente sembra prevalere al 100%, ma tutto ha la sua importanza. Io non riesco a capire come sia possibile che mi trasmetta questa sensazione, però è una sensazione che mi trasmette costantemente a ogni fragranza che io sento. Quindi non so, chapeau a Sheldrake, chapeau a Lutens, chapeau a tutti, sono delle fragranze veramente, beh, non dico perfette, ma sono delle fragranze che hanno uno spessore che si sente e se ne sentite più di una e magari le confrontate con le altre che conoscete, questa caratteristica in qualche modo vi viene, vi balza al naso. Non so come sia possibile, è un processo, boh, naturale, ma mi sembra di sentire, ok, questo è un profumo di Lutin, è un profumo di quella tipologia, con quella maestria, con quella classe. A parte la divagazione su Lutin, o Lutens, Lutens, continuiamo a chiamarlo come l'abbiamo sempre chiamato. Questa fragranza è per adesso per me un ci vediamo a settembre, perché appunto non mi viene di indossarla in questo periodo dell'anno, ma sono sicura che quest'autunno mi potrà dare delle grandi soddisfazioni, quindi ci riaggiorniamo. Concludiamo con la fragranza invece più realistica, che riproduce l'odore del tè nel senso di tazza di tè in fraie ed è aroma di tè o aroma di tè, un po' un gioco di parole. Di Farmacia Santissima Annunziata, anche questa me l'ha mandata Parfumele e peraltro Parfumele, sai già cosa faremo con questa fragranza, ci siamo capite. Si tratta di una fragranza che mi ha sconvolto per la sua proprio componente di realtà, perché è una fragranza che sa della tazza di tè lasciata raffreddare, in questo caso volutamente non vi leggo note, non vi leggo niente, perché dovete soltanto fidarvi di quello che vi dico. È una fragranza che sa della tazza di tè in frè. Voi fate il tè? No Earl Grey, no tè fighi, no tè aromatizzati, non tè con il latte all'inglese, no la bustina di tè Ati, il tè in frè, il tè star, il tè classico. Mettete in infusione, lasciatela raffreddare nella tazza e c'è lui, praticamente l'odore del tè freddo, ma non il tè freddo estate, il tè lasciato raffreddare. Io non so come sia possibile, signor Farmacia Santissima Annunziata, spiegami come ha fatto a creare questo miracolo, perché per me è qualcosa di veramente sconvolgente, cioè proprio sconvolgente. Infatti, riparleremo di questo profumo, perché ho intenzione proprio di fare un video sui profumi realistici, cioè quei profumi che secondo me hanno una fortissima attinenza con la realtà, e questo è sicuramente tra quelli, quindi ne riparliamo. Lo spruzzo nell'aria. No, è pauroso. Il tè al limone, cioè il tè nel quale avete messo anche la fettina di limone, questo è c'è da dire ed è da sottolineare, è veramente impressionante, cioè perfettissimo. La carrellata di miei profumi al tè finisce. Spero di avervi dato un po' di, insomma, di input e di comparazioni di questi profumi. Si tratta comunque di una famiglia olfattiva, questa aromatica al tè che è stata ampiamente battuta e di cui sicuramente ho pochi esemplari. Ancora grazie Ele per avermi mandato tutta questa roba, cioè aiuto, grazie. Grazie a tutti voi per il supporto, per i commenti, per essere presenti. Sono molto contenta del riscontro che mi date, nonostante la mia assenza degli ultimi tempi, ma sono tornata e tornerò più forte di prima. Quindi vi aspetto sempre qui nel nostro fantastico canile, ben presto con un altro video. Ciao!